mezzi mascalzoni, di cui si occorrerà poi capire fino a che punto hanno agito illegalmente, si tratta di come dire, valutare se non abbiano agito semplicemente perché i soldi c'erano e non si capiva perché non usarli. Mm-hmm. Chiaro che poi rubarli o usarli per sé è un delitto, ma se uno va a ben guardare, l'investirli, inventarsi la Tanzania o altre cose, sono un modo di dire io faccio il tesoriere, non faccio il politico, non faccio il promotore, quindi devo tenere caldi, tenere mobili, vivi questi soldi. Cioè dice, le idee dovevano venire dall'alto. Certo, perché il tesoriere non deve avere delle idee, deve spendere i soldi che il partito ha. Mm-hmm. Se nessuno dà delle idee, se nessuno propone di spenderli, quello fa un'attività. Certo. Di investimento di fondi, come fa chiunque per tenere il patrimonio caldo, è il suo mestiere, quindi se non ruba, e hanno rubato probabilmente, occorrerà anche valutare che non hanno fatto nient'altro che quello che gli era stato chiesto. E quindi è tutto un pasticcio, per cui giustamente gli italiani vedono che, essendo senza denaro, dovendo pagare le tasse, questi altri rubano, spendono e soprattutto non hanno una finalità che dia quel denaro, cioè se io ho dei denari per fare un'università o per fare un ospedale, li spendo per l'ospedale o li spendo per l'università, ma se io ho dei denari e nessuno mi dice cosa li devo fare, non è che la politica sia diversa da un ospedale o da un'università, c'è una classe dirigente, c'è il pensiero del rettore, del preside di facoltà, del primario, che indicano quelle che sono le funzioni e i soldi vengono spesi per quello, altrimenti per acquistare i macchinari, se uno fa politica e dice ma non so adesso, sì, vediamo quando siamo, tagliamo lì, come tagliamo lì? E adesso quindi, è successo il patatrac, proprio per la situazione che ha descritto. Perché i partiti sono diventati senza idee, senza valori e senza anima, soltanto delle scatole vuote, e questo è il problema. Come se ne esce, secondo lei, se c'è una via d'uscita? Io proverò a fare un contraltare di Grillo con il Partito della Rivoluzione, che indica, come ho sempre fatto dovunque sono andato, delle grandi idee legate a quello che noi siamo. Per esempio, io ho combattuto, e lui non l'ha fatto, le paleoliche, il fotovoltaico, altri soldi buttati, tasse pagate da noi, questi pali giganteschi sempre fermi, sottoutilizzati, che non producono energia, che hanno incentivi che inducono tutti naturalmente a scimmiottare gli altri, perché molte delle cose sono state fatte anche non in malafede, magari, perché proverebbero che alcuni furbi hanno capito che quello era l'affare del secolo, ma in buona fede, pensando che l'energia pulita era l'evoluzione. Quindi è pieno di cretini che si attaccano all'idea che sembra più intelligente o più giusta in quel momento e la seguono per moda. Per cui queste battaglie che io ho fatto non le ha fatte Grillo, e sono battaglie che sono la difesa del paesaggio, la difesa del patrimonio artistico italiano, l'individuazione dei punti in cui intervenire, le opere che sarebbe importante fossero nei nostri musei e invece vanno in giro non si capisce come, tutte cose che lui neppure può immaginare o capire, per cui ora lei mi non starò fermo. Mi querelerà, però nel senso, io vedo una cosa positiva in tutte e due, e quindi in questo caso la sto accomunando, è che comunque siete due persone e anche personaggi pubblici che scendete in piazza e utilizzate il vostro tempo per portare le vostre idee, giuste o sbagliate, al servizio della comunità. Poi possono essere, almeno però ci provate. Io da tanti anni non ho nessuna antipatia per lui, però siccome lui fa sempre l'aria di quello che deve insegnartela, io non voglio imparare niente da lui, dirò semplicemente che lui farà il suo grande albergo e io farò la rivoluzione. Perfetto, le auguriamo un buon weekend e un buon lavoro, professore. Grazie. Grazie.